La facciamo proprio noi. Quindi è un test, sono sotto esame. Sì, Aiuto. Full experience. Non sì. vedo l'ora. Finalmente inizio questa avventura all'Host in Modena e come se non con alle spalle questa splendida chiesa, siamo in Piazza della Pomposa nel centro storico di Modena. È anche la zona più viva dove ci sono un sacco di locali, ristorantini splendidi. Non vedo l'ora di iniziare e di leggere il primo indizio. Ginevra, benvenuta a Modena. La giornata comincia in Piazza della Pomposa. Qui si affacciano i tradizionali palazzi color pastello e ogni angolo è una scoperta. E tu sei pronta a fare la conoscenza di nuove delizie e a giocare con i colori? A giocare con i colori, i tradizionali palazzi color pastello. Chissà cosa vorrà dire. L'indizio diceva delizie e colori e io aggiungerei anche profumi, perché c'è un profumo splendido qui. Siamo al mercato Albinelli e adesso ci sarà qualcuno che mi farà da cicerone e mi racconterà un po' tutte le curiosità e come funziona. Se non so che cosa andremo esattamente a fare, però un paio di idee ce le ho. Andiamo. Siamo arrivati qua, facciamo lezioni di cucina e andremo a fare la pasta fresca tradizionale. Adoro stare in cucina, mi piace veramente tanto, però con il tipo di vita che faccio sono sempre in giro e ho pochissimo tempo per cucinare. Quindi questo un po' mi dispiace e con l'occasione di oggi ho avuto la possibilità, l'occasione veramente di fare una full immersion e poter capire e riscoprire un po' il mio amore per la cucina. Cominciamo a rompere 5 uova. Sì, chef. Così. E poi avere vicino a me un insegnante, uno chef paziente, bravo, simpatico come Francesco ti aiuta ancora di più a prendere confidenza nelle tue capacità e soprattutto anche a divertirti, perché alla fine se non è il tuo lavoro in cucina ti vuoi anche divertire. La pasta fresca di oggi ha scaturito in me tutta una serie di emozioni che magari ti riportano a quando eri bambino, quelle domeniche con i nonni. Era tantissimo tempo che non mi capitava di sentire proprio queste sensazioni. Spero di poterlo rifare presto, magari anche con mia figlia. E poi fai andare il coltello da solo? Potrei farlo per ore. C'è qualcosa che non mi hai detto? No, a me piace tagliare. In realtà sei una chef. Magari. Ho avuto modo di scoprire la vera cucina di Modena, quindi non come la senti, come ne parlano, ma viverla proprio in prima persona. Ed è una cucina estremamente allegra, solare, piena di profumi, di passione. Io penso che mi porterò dietro proprio questa forte sensazione di qualcosa di autentico. Sicuramente la prossima cena con gli amici che organizzerò farò la pasta fresca e mi farò dei tortelloni con spinaci e ricotta, proprio come oggi. Francesco oggi in cucina mi ha insegnato che bisogna tenere tutto in ordine, che è fondamentale proprio l'organizzazione. Io almeno personalmente l'ho sempre trascurato molto in cucina l'ordine. Ragazzi, una pergamena abbiamo fatto. Hai fatto, eh? Sono veramente orgogliosa. Che soddisfazione. Brava. Uno sopra l'altro. Bello grassottello. È arrivato il momento della verità, perché bello è bello, ma adesso bisogna vedere se è buono. Veramente notevole. Brava. Terminata la nostra attività culinaria, che è stata pazzesca, adesso ci troviamo in Piazza Duomo e alle mie spalle c'è il Duomo di Modena, che è un esempio estremamente caratteristico dell'arte romanica e nel 1997 è stato addirittura indetto patrimonio dell'UNESCO insieme alla Piazza Grande e alla Torre Ghirlandina. Quindi siamo veramente in un pezzo di storia importante. Adesso però è giunto il momento, perché vedo una busta rossa lì appoggiata per me, di scoprire il prossimo indizio, quindi dove andremo a breve. Ben fatto Ginevra, siamo a metà percorso. Qui sulla facciata del Duomo di Modena, prezioso esemplare di architettura romanica, puoi ammirare le storie della Genesi.
anche per te, ora che hai trovato una nuova crush, è il momento di tornare dove tutto ha avuto inizio. Come sempre sono molto criptici questi indizi, quindi adesso ho bisogno di un po' di tempo per cercare di capire dove mi porterà. Dove tutto ha avuto inizio? Ma sto pensando, ma riguardo a che cosa? Ciò di cui mi occupo forse, io comunque faccio automotive. Ma siamo vicini? Ma vicini tipo quanto? Siamo a Castelvetro di Modena. Vediamo che cosa c'entrerà con Genesi. Io ancora non ci sono arrivata. Non siamo dove pensavo io inizialmente, però è un posto veramente speciale perché è un borgo medievale meraviglioso, riconosciuto tra i più belli d'Italia, e alle mie spalle c'è la Torre dell'Orologio, conservata praticamente intatta come all'epoca. E adesso direi che io non ho ancora capito il motivo dell'indizio, però lo scopriremo. Beh, potrebbe passare Brad Pitt in Ferrari e portarmi a fare un giro. Non ero andata lontana. Wow. È stata una bella sorpresa, perché alla fine la cosa più bella è sempre guidare, per me, stare proprio sul sedile di guida. E questa è un'auto particolare che non avevo mai avuto l'occasione di guidare. Siamo pronti a partire verso l'ignoto, perché non so dove andremo, ma so su che cosa sono in questo momento. Questa è una mitica Fiat 124 del 1970. Non me l'aspettavo così facile, così pratica, un bello sterzo, cioè girava bene. Molto piacevole guidarla per i colli. Poi guidare le auto d'epoca è sempre per me come un'avventura. Rispetto a una moderna, poi nel contesto, diciamo, quotidiano solito, è come il giorno e la notte. È qualcosa che se non lo provi non puoi veramente capirlo. Entri come in un'altra dimensione, ti senti catapultato per un attimo, veramente come se scomparisse un po' tutto il resto e ti concentri su di lei. Poi grazie all'esperienza di oggi ho potuto apprezzare e conoscere ancora meglio Modena come città di motori, Motor Valley, dove le grandi case automobilistiche italiane fanno poi di fatto i loro test drive su strada, quindi ti senti proprio tu di provare le stesse strade e quindi un po' forse nel mio piccolo le stesse emozioni. Sa che qua vale la pena scendere perché non sono mai stata in una cetaia ed è un posto incantevole, quindi che dire. Buongiorno, questo secondo giorno di Lost in Modena 2. Siamo in macchina verso direzioni sconosciute come sempre, sarà un'altra bella sorpresa. Totalmente fuorviata un'altra volta. Wow, che sorpresa! È veramente un'azienda che ho sempre voluto vedere. Pazzesco. Oggi ho avuto la fortuna di poter conoscere uno dei tasselli più importanti e fondamentali di Modena Motor Valley. Parliamo di Pagani. Io veramente sarei rimasta tutto il giorno perché poter conoscere, vedere la fase produttiva, il museo, dei pezzi unici tutti insieme è impagabile. E poi ho potuto vedere l'attenzione e la ricerca ad ogni minimo dettaglio, questo è affascinante. Oggi sono entrata in una realtà all'avanguardia, ma ho proprio percepito un'atmosfera anche dall'altra parte molto familiare. Da un punto di vista poi professionale, un po' per quanto riguarda anche quello che io faccio lavorando nei motori e cercando, essendo aspirante un giorno si spera costruttrice di veicoli custom, è stata un'esperienza importantissima perché sicuramente c'è soltanto da imparare, da prendere spunto, di grande ispirazione per me. Si sono conclusi purtroppo questi due giorni stupendi in cui ho potuto conoscere vari aspetti delle tante cose che ha da offrire Modena, tra le quali ci sono appunto i motori, il cibo, la natura e anche la cultura. Cioè, ho fatto la pasta fresca. Chi avrebbe mai pensato di riuscire o di pensare anche di farla? Mi ha davvero fatto appassionare. Poi vogliamo parlare dell'esperienza nel mondo dei motori, che è la mia passione. Quindi ieri con un'auto anni 70 Spider per i colli, nella natura splendida, oggi a conoscere da vicino una realtà d'eccellenza del territorio come Pagani. Può farlo chiunque perché comunque è aperto al pubblico ed è assolutamente un'esperienza che io consiglio.